Veniamo adesso alla crisi di Banca Carige. Che cosa ha portato al commissariamento di questa banca da parte della BCE e quali sono le prospettive adesso per l'istituto? Noi siamo andati a Genova con la nostra Mariangela Pira per cercare di capire quale sia al momento la situazione. Non proprio un inizio d'anno tranquillo per Carige, dopo che la decima banca italiana con sede a Genova e una storia che risale al XV secolo è stata commissariata dalla BCE. Cosa significa? Sostanzialmente è decaduto il CDA e al suo posto sono stati nominati tre commissari che dovranno occuparsi della gestione dell'istituto, assicurandone la continuità e tenendo costantemente informata la BCE. I commissari sono tre, tra loro anche Pietro Modiano e Fabio Innocenzi, che di Carige, prima di dimettersi, erano presidente e amministratore delegato. La banca genovese è da tempo in difficoltà e paga anni di gestione inefficiente. L'incapacità gestionale, specialmente degli ultimi anni. Non sono mai stati portati a termine i piani industriali, sono sempre stati abbozzati e non si sono mai affrontati i nodi decisivi per risanare questa banca. Lei dice perché il manager cambia troppo velocemente, non viene data Uno loro dei la fattori possibilità. sicuramente importanti è che il management è cambiato continuamente negli ultimi 4 anni. È cambiato. La vita media del management è stata di circa un anno, grosso modo. Come è accaduto a più riprese, l'istituto ha bisogno di soldi freschi per poter puntellare i propri bilanci, ma a dicembre il principale azionista, la famiglia Malacalza, ha detto no all'aumento di capitale, portando alla situazione attuale. Malacalza ha fatto un passo indietro affermando di essere favorevole all'aumento di capitale in presenza di un piano industriale. Il gruppo può contare anche su un ingente prestito fornito dal resto del sistema bancario attraverso il cosiddetto fondo interbancario. Tra le ipotesi che circolano, anche quella che il prestito obbligazionario delle banche possa tramutarsi in azioni, ma l'ex amministratore delegato Innocenzi ha affermato che l'ipotesi più veritiera resta quella di un'aggregazione con un altro gruppo bancario. Carige ha sottolineato che sarà garantita la consueta operatività senza alcun impatto su correntisti e dipendenti. Un messaggio rassicurante è arrivato anche dagli industriali. Credo che quindi non sia assolutamente pregiudicata l'operatività della banca e quindi il suo ruolo che ha sul territorio rivolto verso le imprese. Si parla di correntisti, si parla di azionisti, di tutti gli stakeholder, ma vengono poi dimenticati i dipendenti che hanno un ruolo fondamentale in questa situazione. Mariangela Pira, Sky TG24, Genova.